Sono sicuro che in tanti ricordate questa clip. Ne avevamo parlato nel video dell'iceberg oscuro di TikTok e tante persone mi avevano chiesto di approfondire. Si trattava di un caso affascinante, misterioso e decisamente inquietante. Purtroppo però non avevamo nuove notizie a riguardo, almeno fino ad ora. Mettetevi comodi, perché ora iniziamo a scavare in uno dei misteri del web più inquietanti degli ultimi tempi. È il 5 maggio del 2021, a Seattle. In una strada molto frequentata viene avvistata una donna in condizioni pessime e vengono avvertite le autorità. Secondo i testimoni, la donna stava zoppicando e emettendo versi strazianti, come se fosse sottoposta ad un dolore pazzesco. Aveva un oggetto non identificato in mano e stava spaventando a morte chiunque la vedesse. Aveva un comportamento strano a dir poco e sembrava ferita in maniera grave. Nonostante tutto questo, a quanto pare ci vollero 8 agenti di polizia per sopraffarla e tenerla ferma. Ma la cosa davvero preoccupante era il suo aspetto. C'era qualcosa di davvero strano in lei. Non sembrava una persona normale in alcun modo. Anzi, piuttosto sembrava ricordare quasi uno zombie. Prima di proseguire, ragazzi, vi ricordo velocemente che ho anche un secondo canale in cui ogni venerdì vi racconto reali storie misteriose e inquietanti. Si parla di persone che hanno vissuto vicende terrificanti, che vale la pena ricordare. Lì provo ad usare un approccio più diretto, familiare, come se fossimo insieme e vi raccontassi una storia da brividi. Quindi se già questo canale vi piace, vi consiglio di passare anche lì. La voce di una donna zombie inizia a diffondersi molto velocemente nella città. Erano solo voci, ma le persone avevano già iniziato a preoccuparsi. In quel momento iniziarono a spuntare anche i primi accenni dell'accaduto online, ma davvero in pochi presero seriamente la vicenda. Senza nessuna prova visiva, sembrava solo l'ennesima bufala che circola sul web. Le persone online non si aspettavano che tutto ciò fosse accaduto realmente. Ma lo era, e un video inquietante stava per essere pubblicato. Un video che avrebbe fatto il giro del mondo. E da quello sarebbe nato un intricato mistero del web, conosciuto come Seattle Zombie Woman, o in italiano, la donna zombie di Seattle. Ecco il video. Per molte persone è stato scioccante vederlo, soprattutto perché venne pubblicato su TikTok, dove non ci si aspetta di vedere contenuti simili. La donna nel video ha un volto pallido e la testa parzialmente rasata, indossa solo una scarpa e, zoppicando, lancia delle urla disumane. Tiene in mano un oggetto difficile da identificare, ma molti ritengono sia una sorta di marsupio. Il problema è che sembra essere riempito con del sangue. Al tempo il video ricevette centinaia di migliaia di visualizzazioni, ma non venne dato nessun contesto. Furono tantissimi a ripubblicarlo con diverse descrizioni o spiegazioni. Ma se si cercava ovunque al di fuori di TikTok, la donna zombie di Seattle sembrava quasi non esistere. Praticamente nessun giornale ne aveva ancora parlato, perciò queste sono tutte le informazioni che avevamo al tempo. Secondo l'account che lo pubblicò originariamente, la polizia arrivò sul luogo subito dopo aver finito di riprendere il video. A detta sua ci volle un intero team di autorità per placare la donna e portarla probabilmente in un ospedale. Ma da quel momento nemmeno lui seppe dire più nulla. Le persone quindi iniziarono a farsi davvero tante domande. Chi era quella donna? E perché era ridotta così? Cos'è successo dopo le riprese? Ecco, nessuno sembrava dare una risposta chiara e affidabile. Ma intanto, iniziarono ad emergere nuovi filmati. Lo stesso giorno in cui venne pubblicato il primo TikTok, un altro utente caricò un altro video della donna su YouTube. Un video che non fece altro che infittire ancora di più il mistero. Erano riprese fatte da una diversa angolazione, in cui si vede la polizia che prova ad approcciare la donna. Senza dubbio un altro filmato inquietante.
Qui si può vedere molto meglio il suo volto e non è niente di buono. Sembra davvero uno zombie o qualcosa di simile. Il suo volto pallido, con evidente presenza di sangue intorno agli occhi e alla bocca, fa venire i brividi. Ma la cosa più preoccupante è che poteva trattarsi di una persona ferita, in grave pericolo e in stato di forte shock. Uno spettacolo spaventoso da vedere, ma molto più spaventoso per lei che lo stava vivendo. Intanto, come vedete nel video, vari agenti provano ad avvicinarsi e farla calmare, ma sembra tutto inutile. Continua a fare resistenza ed emettere urla strazianti. Poi il video finisce, ma presto ne emerge un altro su TikTok, nel quale le cose sembrano prendere una svolta decisamente disturbante. Nel video, per la prima volta, possiamo sentire le sue parole. La donna sta supplicando gli agenti di non portarla all'ospedale. Sembra disperata e usa tutte le sue forze per ribadirlo. Non vuole essere curata o aiutata, ma soprattutto non vuole che le venga tolta la sua cosa più preziosa. A quanto pare quindi ha un bambino. Guardando attentamente si può notare che tiene in mano qualcosa. Anche se il filmato è un po' sgranato, è evidente che non si tratta della stessa sacca di sangue che teneva nel primo video. Sembra qualcosa di totalmente diverso. È difficile capire cosa sia, ma secondo la maggior parte delle persone sembra quasi un neonato. O meglio, la testa di un neonato. E con questo dettaglio inquietante, si conclude la serie di video che avevano iniziato a circolare sul web. Per un po' non si seppe più nulla. Queste inquietanti immagini avevano lasciato una scia di dubbi, preoccupazioni e domande senza risposta. Molte persone erano davvero in pensiero per quella donna. Cosa le era successo? Stava bene? Come accade sempre in questi casi, la gente faceva tante domande e provava a rispondere facendo qualche ricerca sul web. Purtroppo però una risposta seria non arrivò mai. Solo teorie, congetture e ipotesi, ma niente di ufficiale. Ed è strano, cavolo. La polizia di Seattle non rilasciò alcuna informazione nonostante il fenomeno fosse ormai decisamente virale in tutto il mondo. Iniziarono a spuntare i primi articoli sul web, ma nessuno di loro arrivava ad una conclusione. Ancora una volta, solo ipotesi. Qualcuno quindi iniziò a pensare che si trattasse di uno zombie vero e che il governo volesse insabbiare l'accaduto. Una teoria avvalorata dal fatto che molto presto i video originali vennero bannati sia da TikTok che da YouTube. Questo causò l'esplosione di un bellissimo fenomeno del web, la formulazione di teorie. Presto decine e decine di teorie iniziarono a venir fuori, con persone che tentavano di dire la loro, cercando di dare anche un punto di vista logico e oggettivo. Alcune di queste teorie avevano molto senso ed erano anche raccapriccianti. A primo impatto e senza approfondire, molte persone credevano fosse un video fake, soprattutto a causa delle poche informazioni che avevamo. Inoltre, l'aspetto della donna era troppo inquietante per essere vero. Insomma, guardatela. Anche io farei fatica a pensare sia reale. Ad aggiungere scetticismo è anche il fatto che su TikTok ci sono davvero tantissimi video inquietanti chiaramente falsi o costruiti appositamente. Tuttavia, non è questo il caso. Infatti si arrivò ad una svolta quando venne scoperta una conversazione radio della polizia di Seattle. Era del 5 maggio 2021. Sentite. And she's described as a white female, 20 to 30, 5'5 to 5'7, thin build, with a shaved head and brown patches of hair, wearing a gray t-shirt, blue jeans, and one white shoe. Una descrizione che sembra coincidere perfettamente con la donna che abbiamo visto nei video. Quindi a questo punto era ovvio che qualsiasi cosa fosse accaduta, la polizia era intervenuta davvero. Non poteva essere tutto fake. Infatti, una teoria che aveva iniziato a circolare diceva che la donna zombie non era altro che un personaggio di un film che stavano girando nell'area. In effetti, a Seattle c'erano state le riprese per un film chiamato Kimi. Quindi era possibile che si trattasse solo di attori che facevano pubblicità al progetto. In un modo particolare, sì, ma plausibile. Ma dato che le autorità vennero coinvolte davvero, questa teoria venne scartata in fretta.
Tra l'altro nel film non ci sono scene di zombie e nemmeno niente di simile a quello che vediamo nei video. Intanto un'altra teoria stava prendendo piede, una teoria che sorprendentemente all'epoca era la più gettonata. In tantissimi pensavano che la donna in questione fosse Marilyn Stanley. Questa donna era stata aggredita in maniera inumana dal suo ex fidanzato e il suo cane. Riportò ferite gravissime che la lasciarono in condizioni pessime. Molte persone quindi hanno pensato si trattasse di lei quando hanno visto la zombie woman di Seattle. Credevano che le immagini fossero state riprese dopo l'attacco. Ma in realtà questo collegamento non aveva alcun senso. Innanzitutto, Marilyn era stata attaccata nel Kentucky, non a Seattle. Inoltre la vicenda avvenne nel 2015, molto prima dell'avvistamento di Seattle, oltre 6 anni prima. Purtroppo molte persone credono tuttora che sia un caso risolto, collegando la donna zombie a Marilyn, ma con una semplice ricerca su Google si capisce che non può affatto essere così. Nonostante tutto questo, comunque, le speculazioni continuarono. Tra gente che credeva fosse Marilyn e altra gente che fosse un vero zombie, si avanza la teoria che quella donna fosse la vittima di un grave incidente stradale. In effetti aveva senso. Si trovava in una strada molto trafficata di Seattle e sembrava essere in uno stato di shock. Le parole sul suo bambino potevano essere vere, poteva averlo perso nell'incidente. In questo caso sarebbe stato un episodio davvero drammatico, ma di sicuro i media ne avrebbero parlato, invece c'era un silenzio totale su tutto ciò che riguardava questa vicenda. Per fortuna anche questa teoria venne quindi scartata, dato che gli agenti nelle loro conversazioni non fanno alcun riferimento ad un incidente o a un bambino. Probabilmente ciò che la donna teneva in mano, grazie al cielo, non erano i resti di suo figlio. Tuttavia, quell'incidente era l'ipotesi più plausibile. Avrebbe spiegato tutto, il suo comportamento, le ferite, lo stato di shock. Invece più si analizzavano i dettagli, più il mistero si infittiva. Ovviamente c'era chi pensava fosse tutto il risultato di droghe o gravi disturbi mentali, e anche questo aveva senso. Avrebbe spiegato di sicuro il suo comportamento, ma anche la mancanza di notizie ufficiali. Nessuno avrebbe fatto un servizio o scritto un articolo su una donna drogata che fa casino in strada. Ma nonostante tutto questo, il fatto che non ci fossero informazioni rendeva letteralmente impossibile mettere un punto definitivo alla vicenda. Intanto i mesi passavano, e una reale spiegazione sembrava sempre più lontana. Tanti credevano giustamente che non si sarebbe mai arrivati ad una conclusione. Ma poi, un altro indizio stravolse tutto quanto. Dal nulla sul web emerge un'altra prospettiva dell'accaduto, la prospettiva degli agenti. Il 9 marzo del 2022, un canale YouTube chiamato Rebecca MS caricò un video con tutte le sue scoperte riguardo al caso della donna zombie di Seattle. Nonostante la maggior parte delle persone si fosse già totalmente dimenticata dell'accaduto, Rebecca ha continuato a scavare a fondo. Questa sua dedizione portò alla scoperta di questo filmato. Ma'am, are you able to tell us what's going on yet? Miss. Le riprese delle bodycam ci mostrano il punto di vista degli agenti e confermano che è tutto vero, ma confermano anche che la donna forse non era in pericolo. Il sangue era finto e le ferite fatte con del trucco. Gli agenti e i paramedici che arrivano sul posto sono a dir poco confusi. La donna sembra comunque star male in qualche modo. Continua ad urlare e dimenarsi, ma tutto il resto è finto. Semplicemente questa vicenda non aveva senso. Tutto questo portò finalmente alla scoperta dell'identità della donna. Il suo nome è Kimberly Cassai.
Da qui, la scoperta dei suoi social ha poi rivelato tutta la verità su questo mistero del web. Poco dopo le prime riprese, la donna pubblicò questo selfie sui social. La possiamo vedere indossare un make-up pesante, che senz'altro sembra essere molto simile alla Seattle Zombie Woman. Nella descrizione scrive: «Non sono il vostro ratto da laboratorio». Poi pubblicò tanti altri post su Facebook in cui spiegò di aver messo in scena quella situazione straziante per una sorta di protesta. Protestava per le misure sanitarie messe in atto in quel periodo e sapeva che avrebbe fatto preoccupare delle persone. Quindi, in sostanza, anche se la polizia è davvero intervenuta, la donna zombie di Seattle stava semplicemente recitando una parte e ha continuato a farlo fino alla fine. Nonostante tutte le teorie fossero giustamente macabre e inquietanti, la realtà dei fatti è da un lato deludente e dall'altro molto rassicurante. Deludente per tutte le persone che speravano fosse davvero uno zombie o qualcosa di simile. Rassicurante perché alla fine nessuno è stato davvero ferito, nessuno era in pericolo e la donna stava più che bene. A conti fatti, questo è uno dei pochissimi misteri del web ad essere arrivato ad una conclusione e a una spiegazione. Ovviamente dobbiamo essere grati che sia andata così e che nessuna delle teorie si è rivelata essere vera. Ricordavate questo video? E cosa pensavate che stesse accadendo? Questa, ragazzi, era tutta la verità sulla donna zombie di Seattle. Se il video vi è piaciuto, ricordate di iscrivervi, lasciare un like e passare anche nel secondo canale. Detto questo, come al solito vi ringrazio per essere stati qui e vi do appuntamento al prossimo spaventoso video. Thank you.